Eccoci qui. Allora, sono sceso accompagnando la bici perché ho visto che erano 30-40 metri di percorso. È che non era poi così lungo, quindi ho preferito non rischiare. A parte lì che penso che io non ho le capacità tecniche per scendere di lì in sicurezza. Questo è il torrente Perlino, qui si può andare su ancora un po' in bici, ma poi finisce. Dopo ci sono i sentieri tra nei boschi. Niente, poi vi farò vedere in altre puntate un po' qua. Adesso lì è Posallo, poi da lì c'è il sentiero viandante che arriva a Vestreno, ho già fatto 2 o 3 volte. C'è un punto dove le pendenze sono talmente tali che puoi pedalare solo seduto sulla punta della sella. Perché seduto sulla sella è impossibile. In piedi, quando sei in piedi, sei proprio talmente inclinato che sei seduto sulla punta della sella. Ci volevo fare vedere anche l'area di sosta qua. Sono arrivato lì perché non volevo, già che avevo la rincorsa, non volevo fare a suo piedi qua o pedalando, visto che avevo la rincorsa. Il Perlino, vedete che bello. Allora qua c'è un'area di sosta, ma questa c'è già da anni, eppure resiste, materiali ottimi. Prima che arrivino, eccoci, vedete, ci vogliono i cestini, ok, entra il mio motto, il mio tormentone, ci vogliono i cestini, dopo le fontanelle, vedete che brutto, ci vogliono i cestini, allora lì, è la palizzata, la pendenza è importante. Io con la bici mi sono rimesso in sella praticamente poco prima, mi sono rimesso in sella qui, sono sceso a piedi. Che imbranato, non sei capace neanche di scendere in bicicletta. No, che imbranato, non vado mica a farmi male, ragazzi. Ok, come un mio amico che è venuto, ha voluto andare in bici da corsa sul ghiaccio, dopo un po' arriva giù, cacchio, sono caduto, sono scivolato sul ghiaccio, e bravo, te l'ho detto io di accompagnarla a piedi la bici. E dopo se ti fai male, puoi cadere anche io, sono già caduto da fermo, ho messo giù la mano per tutti del colpo, è partita la spalla, poi per 6 mesi ti fa male, non ci sono storie. Cadendo da fermo, calcolate. Da fermo perché mi sono trovato un ostacolo, Che bel posticino su lì, c'è sulla neve. Bene. Ok, adesso non so quanti video salteranno fuori, mi sa che salteranno fuori tanti. Ora, lì poi se uno vuole andare giù può andare giù anche dall'argine, Qua hanno fatto una strada nuova, perché o una volta c'era, ma io non mi ricordo di averla mai vista, l'hanno fatta nuova, a scoprire dove arriva, quasi quasi passo giù, ma se dopo non è finita, perché adesso io qua per guardare il fiume devo andare sulla passerella lì, perché di lì rischio che una volta, già quando c'erano 4 gradi per andare ad Albonico, proprio nei piastroni, c'ho i tacchetti attaccati, non si sono sganciati, l'unica volta che non si sono sganciati, sono finito giù nell'acqua, non avevo neanche freddo, talmente ero accaldato, ok, e poi sono arrivato a casa bagnato, pazienza. Bene, adesso non so se andare giù di lì o fare la classica
che arriva Giovi a Laghetto. Ma la faccio la prossima volta, non ci voglio oggi di rischiare brutte sorprese. Un saluto. Guardate qui che bel posto, lì ci sono i frutti di Greta, un po' di bandiere, vedete? I frutti di Greta, vendita mirtilli. E qua è un bel posto, fanno anche tante feste qua d'estate, tante, boh, qualcuna. Io esagero, faccio un po' pittoresco, così dico tante. Diciamo che qua è un posto tenuto molto bene, eh? Questa è una salita molto ripida che arriva a Posallo, uno dei tre versanti principali del comune di Colico, del Colichese. Guarda che bello che è, tutto tenuto molto bene, c'è una bella panchina lì per sedersi. Allora, mercoledì chiuso, forse, menù lavoro 12 euro, che bello che è. E qui il tempo è brutto, guardate però il legnone si vede, Vedete? Bene, adesso è un po' qua che vi faccio inquadrare un po', che bella casettina anche lì, no? È tutto molto bello, adesso li hanno coperto per proteggere dalle intemperie. Lì è tutto il localino dove si mangia, Casareccio, no? È tutto molto buono qua, vedete qua, Nonostante il coronavirus, la gente è riuscita ad uscirne alla meno peggio. E cavoli, purtroppo alla fine si è rivelato che tutte le lockdown rigidi, semi-rigidi, perché era una barzelletta, non erano rigidi, si andava a fare la spesa al supermercato e da lì ci si passava il virus che arrivava nelle case e poi si trasmetteva lì. E non è servito niente, perché abbiamo solo allungato il coronavirus. Cioè, si faceva una cosa, guarda che bello, si andava lì con il legnone, o si facevano le cose rigide come hanno fatto in Cina, che lì l'hanno sconfitto, anche se secondo me è stata una manovra, una guerra batteriologica. Però qua sono tutte ipotesi che non possiamo neanche... Guardate che bello, qua c'è l'orario di apertura, secondo me, magari è anche aperto. Dopo il coronavirus, salsicce fresche, cotechini, codegot, i vegani non saranno contenti. Qua magari si vende. Mi sa che allora la vendono questa. Comunque, tutto ha creato solo disastri, messo in difficoltà le persone, che per fortuna in qualche modo la gente si è salvata, anche se tanti purtroppo l'hanno pagata, questa cosa del coronavirus. Anche noi sportivi, ragazzi, non si poteva fare, andare in bici 200 metri da casa. Io ho provato, ma facevi un chilometro attorno a casa, perché 200 in quattro strade, io facevo le quattro strade vicine, mi saltava fuori un chilometro. Poi avanti e indietro diventavano due, però per fare 100 km, ragazzi, ti passava più. Comunque sono bravi qua, veramente, sono fiero io del mio territorio, sono veramente bravi, Quindi vale la pena anche dedicargli 3 o 4 minuti o anche 5 di pubblicità a questa zona. Ricordo, si sale da Laghetto verso Posallo, e in bici anche una bella salita allenante, tutto molto bello. Quindi ecco perché quando io leggo gente ma in Italia, vabbè, non ripeto quello che scrivono, avete già capito, insulti, offese, andiamo a trasferirci all'estero. Gente, siete degli incapaci. Allora, anch'io sono un incapace, però ho voglia di fare. Adesso io non sono in giro, sono in giro a divertirmi, ma anche a creare qualcosa di utile, di importante. Sto facendo, non sono a casa solo a scrivere insulti, offese, cattiverie
e astio contro qualcosa o qualcuno. Sto cercando anche di creare un qualcosa di positivo, di essere costruttivo. Ecco, se siete degli incapaci, andate all'estero a fare gli incapaci. Poi vedrete che rimpiangerete l'Italia. Chi va all'estero a far successo, perché gente che vale, poi magari preferisce l'estero, ognuno i suoi gusti, eh. Uno non è che se nato in Italia deve amare il suo paese e odiare gli altri. Può anche preferire vivere in un paese estero, trasferirsi. Uno nella sua vita non è imprigionato, può fare quello che vuole, però astio no, mai. Se sei una persona che vale, costruisci qua come costruisci all'estero la tua vita. Se sei uno che si lamenta, non ti preoccupare, vai all'estero, sei fritto, ok? Alla prossima. Come vedete, che vento, vento contrario anche andare verso casa, verso est. Oh ragazzi, vedete questo cartello appena stato rifatto, è da un annetto, penso, magari di più, però è bello pulito, bellissimo, come deve essere un bel cartello, quindi vuol dire che l'amministrazione non è che ignora le cose, Qua c'è un po' di vento, è freddo, gelido, C'è un grado che non so adesso quanti ce ne saranno, e non vi dico neanche dove ci troviamo perché non lo so, non so dove ci troviamo, boh, chi lo sa, fammi leggere, siamo Villatico. Villatichi la Geltrù. Villatichi la Geltrù. E invece questo vedete che andrebbe rifatto, però la bacchetta magica non è che ce l'hanno, perché possono far tutto in un colpo. Come hanno rifatto lì, lì faranno anche questo bel cartello, quello è proprio nuovo. Guardate, è bello, vedete? Qua ci troviamo proprio ancora al Perlino, siamo scesi guardando verso il lago a sinistra del Perlino, però questo è molto bello, per cui vedete l'Italia che migliora, e però l'Italia che deve anche essere messa ancora a posto, per cui non è vero che non si fa niente, come è vero anche che si deve fare di più, però io direi che qualcosa si sta facendo, non dobbiamo solo lamentarci, bisogna elogiare le cose che si stanno facendo bene, che bello, e poi bisogna vedere anche di correggere le cose, gli errori, le cose che non vanno. Insomma, senza tanti isterismi, senza incolpare nessuno, costruendo, questo è il mio discorso, che porto avanti in questo canale, ragazzi. Lì che bello. Ok, io adesso vado, mi giro via le mani, ho qua i guanti perché sto facendo le riprese col telefono, rotta verso casa, per oggi chiudiamo qua. Da Villatico la puntata.